Allora, penso che questa fotografia molto probabilmente riguarda la prima messa di Don Giulio Tam e il signore che a fianco di Monsignore, il ragioniere Carlo Raselli, che è un po' all'origine della casa di Montalenghe, nel senso che lui era grande amico di Don Pace, un salesiano, che conosceva Monsignore e che fu sempre fedele alla messa, è lui che si è occupato di tutte le trattative. Era un amico di Monsignore al quale certamente dobbiamo molto. Nel 1996 e sono sempre rimasto qui fino ad oggi, 2019, quindi ho fatto 23 anni. Oh, questo è difficile perché si sono succedute diverse generazioni. Oh, non lo so, forse 150, chi lo sa. Nel 1999 e ho trascorso 5 inverni a Montalenghe. Montalenghe in quel tempo era una casa molto grande, lo è sempre, però mi ricordo che alla fine dell'autunno, forse era all'inizio di dicembre, un giorno io scendevo una volta alla settimana alla cucina e poi riempivo dei secchi d'acqua calda per fare una doccia. E là incontrai Don Giuseppe che mi disse: "Ma Don Lorenzo, perché, che cosa fa? Che cosa fai con questi secchi di acqua? Perché trasporti questa acqua calda?" E io gli ho detto: "Ma non riesco più a fare la doccia con l'acqua fredda." E mi ha detto: ma c'è l'acqua calda qui, in questa casa, abbiamo l'acqua calda." Ah, non sapevo perché ho aperto il rubinetto, non è venuta l'acqua e allora ho pensato che non c'era, non esisteva qui l'acqua calda e cominciavo a pensare: "I miei confratelli sono veramente eroici, io non ce la faccio più, sono obbligato di prendere un po' di acqua calda." E là abbiamo riso, certo, e ho capito che avevo fatto un piccolo errore legato all'impazienza, perché avrei dovuto aspettare un minuto in più e sarebbe arrivata l'acqua calda. Dunque, ho scoperto l'acqua calda a Montalenghe. Ho passato praticamente 10 anni a Montalenghe, dal 99 a, non mi ricordo se 2009, 2010, e dopo sono ritornato a Albano. Ma certamente durante questi 10 anni Montalenghe ha avuto dei cambiamenti importanti. Prima fu la vendita del detto castello del parco. Poi altri episodi importanti furono rifatti tutti i tetti del priorato, sono cose materiali, ma sappiamo che una casa si mantiene secondo lo stato di un tetto. E poi, soprattutto, mi sembra che è importante che fu rifatta completamente la cappella. Thank you.
dottorato a Montalegre è iniziato nel 2008, settembre 2008. Cinque inverni passati a Montalegre, di cui non molto. Ricordo un fatto di molti anni prima, quando feci per la prima volta gli esercizi spirituali a Montalegre, e se non sbaglio era il 1983. È un aneddoto divertente perché fu la volta in cui pensai di scappare da Montalegre, saltando il muro, quando avrei potuto uscire dalla porta, ma seriamente valutavo la possibilità di saltare il muro di Montalegre per scappare dagli esercizi. Non sono scappato. Dopo 3 anni fatto ad Albano e 7 anni in Romania. Ho fatto 5 anni a Montalegre con i 5 inverni, ma non sono più come una volta, c'era poca neve, sempre un po' di umidità, un po' di freddo, ma si passa da una stanza con il fuoco alimentato da Don Giuseppe a un'altra più fredda, ma si sopravvive e si cresce. Il mio apostolato a Montalegre è iniziato più o meno un anno fa. A Montalegre è conosciuto un po' per il freddo, anzi alcuni dicono che a volte fa più freddo dentro che fuori. Essendo io arrivato a Montalegre molti anni fa, perché appunto sono certo arrivato come sacerdote un anno fa, però ho avuto la possibilità e la grazia, si può dire, di fare appunto dei campi della crociata dei bambini, perché i campi della crociata dei bambini appunto sono stati iniziati qui a Montalegre. Quindi Montalegre penso che sia conosciuto prima di tutto, oltre che per gli esercizi spirituali, proprio per questo campo di bambini della crociata eucaristica che ha fatto e fa tuttora tanto bene, anche se adesso appunto ci sono le bambine e i bambini sono ad Albano. Ebbene, questi sono stati i primi 40 anni di Montalegre.